Ben ritrovati a Una finestra sul mondo e oggi partiamo da una domanda. Chi di voi non ha mai pensato di mettersi a dieta? Beh, insomma, in tanti immagino, perché anche fare una dieta, fai da, insomma, una dieta, magari uno mangia tanto, allora dice, vabbè, da lunedì inizio la dieta, e poi però spesso così non succede. E pensate che 4 italiani su 10 sono fuori forma, perché principalmente fanno scarsa attività fisica e mangiano poca frutta e verdura. Nella fascia d'età, pensate che va dai 18 ai 69 anni, il 40% degli italiani è in eccesso di peso. Anche la pandemia, pensate, ha contribuito all'aumento di peso di ciascuno di noi, perché quasi la metà degli italiani è ingrassata di circa 6,5 kg in più a causa del lockdown. Ovviamente le restrizioni, no? Hanno fatto sì che si potesse uscire sempre di meno e di casa e siamo dunque tutti un po' più ingrassati, siamo diventati anche più sedentari rispetto a prima. Sempre a causa del Covid è nato quel fenomeno che viene chiamato craving, vuol dire consumare cibo in porzioni sempre più abbondanti e spesso fuori pasto. E sappiamo benissimo che consumare cibo fuori pasto fa ingrassare di più. E poi la consapevolezza di essere in sovrappeso è una tra le fonti di stress, e per questo molti decidono, insomma, di mettersi a dieta. Secondo alcuni dati di una ricerca Nomisma, il 51% degli italiani ha provato a mettersi a dieta. Di questi, l'81% ha fatto la cosiddetta dieta fai da te, il 74% ha aumentato l'attività fisica e solo il 18% ha chiesto l'aiuto di un dietologo. Le persone in sovrappeso sono spesso prese in giro, lo sappiamo, purtroppo è un fenomeno che succede. Non, viene appunto, queste persone vengono prese in giro per il loro aspetto fisico. Si chiama fat shaming ed è una delle forme più crudeli di discriminazione e di bullismo. Ne sono vittime gli adolescenti a scuola, ma anche gli adulti sui posti di lavoro e non solo. Pensate che in Italia ci sono circa 2 milioni di bambini e 25 milioni di adulti in eccesso di peso. La maggior parte è vittima di episodi di prese in giro per il loro corpo. E insomma, perché questo succede? Beh, perché le persone obese non rispecchiano certi standard fisici, no? Imposti dalla società e per questo motivo vengono isolati dal gruppo e presi in giro dai propri coetanei. Sappiamo che però è un fatto molto grave prendere in giro in generale, ancora di più in questo caso. Bene, di questo argomento molto delicato ne abbiamo parlato con le persone che abbiamo trovato al mercato. Vediamo cosa ci hanno risposto. Le è mai capitato di mettersi a dieta e se sì, perché? Sempre, da quando sono nata. Certo che mi è capitato, perché non riuscivo più a legarmi le scarpe. La pancia era venuta troppo grande, adesso invece è rimpicciolita di nuovo. No, dieta no, mai. Io proprio una vera dieta non l'ho mai fatta, però anche adesso ne avrei bisogno, ma proprio per il mio aspetto, se dovessi farlo. Ma guarda, io no, non ho mai fatto una dieta. Direi proprio di no. No. Come mai, secondo lei, alcune persone sentono l'esigenza di mettersi a dieta? Perché pensano di privilegiare la loro figura prima ancora della salute. Ma non lo so, per farsi vedere, non lo so. Per mettersi in mostra, non lo so perché. O magari non si sentono a disagio, si sentono un po' a disagio perché sono un po'. Ma io sto bene, io non mi metterei mai. Finché sto bene di salute non mi metterei mai. Ma perché non si piacciono forse? Effettivamente, oltretutto anche per la salute, per chi è molto robusto. Diversamente, non lo so. Non lo so, dipende dal fisico di una persona, non lo so. Ma entrare nelle menti delle persone non è facile. Non saprei, perché non avendola mai fatta, non saprei proprio rispondere. Non lo so. Per salute. Innanzitutto. Meglio una dieta fai da te oppure è opportuno consultare uno specialista? Ma sicuramente un specialista, perché non sai mai cosa ti può dare dei consigli, cioè, non lo so, a mangiare sano,
Questo è importante. Ma guardi, sicuramente è opportuno un dietologo, cose del genere, perché mio marito l'aveva fatta e effettivamente l'ha fatto bene. Diversamente sì, se uno si tiene un po' nel mangiare, anche quello fa, per me basterebbe quello. Ma guardi, io non so, però penso che sia logico chiedere uno specialista. No, meglio consultare uno specialista, non si sa mai cosa si va incontro. Medico, sicuramente medico, non nient'altro. Tutte quelle cavolate che vendono alla televisione, no. Assolutamente. Consultare uno specialista, perché ognuno di noi è differente da un altro, pertanto certe diete vanno a cozzare contro la salute. Quali cibi vanno evitati e quali invece sono importanti? Ma secondo me i cibi proprio evitati del tutto non credo, perché è meglio fare una dieta bilanciata ma di tutto, perché beh, logico, i fritti, molto pane, molto... sicuramente ingrassano di più, però non bisogna abolirli, secondo me. Logicamente non mangiare troppi grassi e poi il resto, verdure, frutta, così. I grassi vanno evitati assolutamente, cose grasse, ce ne sono tantissime, sono quelle che piacciono di più. Dolci, salumi, alcol, le cose più buone non devi mangiarle. Importanti verdura, frutta in primis, da evitare troppi grassi, troppi fritti e troppo sale. Così mi ha detto quando sono andato a fare uno screening. Importanti, cioè, dipende, c'è la frutta, mangiare non so, pesce, anche la carne, però dipende che tipo di carne, qual è la qualità. Spesso le persone in sovrappeso vengono prese in giro proprio per il loro aspetto fisico. Che cosa ne pensa a riguardo? Prendere in giro non sta bene, assolutamente. Purtroppo c'è anche chi ha dei problemi e ingrassa senza magari neanche mangiare esageratamente. È bruttissimo, è una cosa veramente che non si dovrebbe mai fare, mai, assolutamente. Sono molto contraria a sentire parlare male delle persone, molto contraria. Questa è una grande stupidità, perché c'è gente che va in sovrappeso non perché mangia tanto, perché purtroppo ha una disfunzione ormonale che gli crea queste cose qui. Bisognerebbe solo essere un po' intelligenti e guardarsi allo specchio prima di parlare di un altro. Ma io penso che non dovrebbe fare questa cosa qua, perché non va bene, perché poi loro vanno a sentirsi male, poi non va bene. Ma secondo me non penso bene, perché ognuno ha il suo metabolismo e perciò non è che magari sta già male per conto suo e non vedo il motivo per cui debbano ancora, diciamo, farglielo notare, è una cosa sgradita. Bene, allora, alcuni dei nostri intervistati stanno facendo una dieta oppure in passato l'hanno fatta. Quindi questo vuol dire che più o meno tutti vogliamo migliorare la nostra forma fisica. I motivi per cui una persona sente l'esigenza di mettersi a dieta sono diversi. Per esempio per la propria salute oppure per motivi estetici. E poi ritengono tutti che sia fondamentale consultare uno specialista prima di iniziare una dieta. Infatti le diete non sono tutte uguali, perché ognuno di noi ha delle esigenze diverse, quindi ci va un programma alimentare specifico. Anche a me è successo di fare una dieta, di perdere molti chili, ma sono andato da uno specialista, perché se appunto abbiamo bisogno di perdere molto peso non dobbiamo fare le diete che magari troviamo su internet, o che dobbiamo andare da un dietologo, perché lui ci saprà dare sicuramente un programma alimentare specifico. E poi in generale sarebbe preferibile evitare cibi troppo grassi, i dolci e i fritti. Bisogna invece privilegiare la frutta, la verdura. E infine ritengono ovviamente che sia un fatto molto grave prendere in giro tutti coloro che sono in sovrappeso. In questo senso bisognerebbe insegnare ai propri figli, già fin da piccoli, di non avere dei pregiudizi e di non considerare determinati canoni di bellezza.
Bene, concludiamo questa puntata con una frase che sembra proprio scritta per noi, da una scrittrice, appunto, Raffaella Frese. Non giudicare mai le persone dall'aspetto fisico, da quello che indossano, da ciò che vedi. Impara che l'abito non fa il monaco e non tutto quello che luccica è di valore. Impara a guardare davvero chi hai di fronte senza farti ingannare dall'apparenza. Grazie per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!